Benvenuti in questo nuovo appuntamento di Yokai Watch Academy Vita da studenti. Come ho detto nello scorso video, mi sarei dovuto allenare per affrontare le nuove missioni ed è quello che non ho fatto. Infatti sono ancora a livello bassino. Devo allenarmi molto di più. La verità è che bisognerebbe fare amicizia anche con tanti altri club che ti danno solo il loro supporto in battaglia. Quindi magari hai più probabilità che un certo club esca e ti venga a dare supporto mentre stai lottando contro un nemico. Però non è necessario. La missione che però voglio fare oggi è quella di estirpare il male nell'Accademia. Una missione complicata. Il preside reale ci ha chiesto di indagare su alcune figure che stanno minacciando la quiete dell'Accademia. Accettiamo l'incarico e risolviamo il mistero. Vediamo dove si trova questo male da estirpare. Dentro la scuola. Certo. Farabutti. Vogliono attaccare le fondamenta della scuola per poi prenderne il controllo. E mo gli diamo una bella lezione, li aggiustiamo come si deve. Per 50 euro li disattiverò, per 100 li riprogrammerò e per 150... Professor Whisp, se lei può fare qualcosa per noi... Ah, le ombre misteriose, tu quindi sai cosa sono. Lei sa cosa sono, professore. Bene, bene. So solo che alcuni studenti erano un po' preoccupati poco fa. Li ho incontrati all'edificio principale, agli alloggi degli insegnanti e alle sere dell'accademia. Questo è quanto. Ah, e c'è anche un'altra cosa che vorrei dirvi. Sembra che gli alieni possano contare su agenti speciali di prim'ordine. Certo, non so se ci sarà un qualche tipo di collegamento col nostro caso. Allora, dunque, una missione è qua. E tu chi sei, di grazia? Un'ombra misteriosa, dite? Sì, in effetti ne ho vista una. Ultimamente frequento spesso l'area commerciale dopo le lezioni. Nella zona della cartoleria vedo spesso queste ombre misteriose. Per caso state indagando su di loro? Se è così, fate attenzione. Non ci ha detto nulla di utile. A parte che si aggirano nell'area della zona commerciale. È questa ragazza. Ehi, voi avete presente il supermercato nell'area commerciale? C'è un giorno in particolare nel quale fanno sconti sulla carne. Durante quei giorni però compaiono sempre due cani super affamati. L'orario è dalle 17 alle 18. Ah, a Kautuko praticamente. Me la ricordo questa missione. Eccola qua. Mi serve qualcosa perché ultimamente ho non pochi pensieri per la testa. Il lunedì e il giovedì, ad esempio, ho dei problemi al supermercato. Durante quei giorni, infatti, ho ricevuto minacce da parte di due cani enormi. Mi chiedo come mai ce l'avessero così tanto con me. Quindi, il lunedì e il giovedì, questa ragazzina ha problemi con dei cani giganti. Va bene. Dato che sono le 5, possiamo procedere con la missione. E dunque, proprio non al porto, ma questo qui. Ah, guarda che tipi. Ah, gli uomini in nero abbiamo rifatto. Ciao ragazzi. Ah, voi siete. Ma sì, siete quegli sciocchi terrestri che osano opporsi a noi. Se non sbaglio, Rosa aveva detto di voler partecipare alla battaglia. No, forse mi sbaglio. Ad ogni modo, lascia stare. Stavamo giusto per entrare qui dentro. Carlo, mi dispiace. Le ombre misteriose erano in realtà due agenti canini appartenenti all'elite aliena. Inseriamo Rosa tra i membri attivi e iniziamo la battaglia. Eccomi qui, alieni! Non riuscirete a farla franca, vedrete! Proprio così. Quindi, in realtà Carlo era l'unico che doveva stare in squadra e non Matteo, ma comunque... Ora diteci subito chi siete. Noi siamo due degli agenti speciali al servizio della presidentessa Lucenti. Se proprio volete darci un nome, chiamateci Cani Guardiani. Già. Se non sbaglio, loro si chiamano One in Black. Che sarebbero, tradotto letteralmente, abbaiare in nero. Praticamente per fare il verso a Man in Black. Però in italiano non rende per niente. Solo in giapponese rende. Quindi loro chiamano Edna presidentessa, non direte sul serio. Ma quindi sono a servizio della Repubblica di Stellaria? Se siete qui per sfidarci vi dico subito che non vi conviene. Esatto, a meno che non vogliate diventare il nostro pranzo, ovviamente. Basta così, ora state esagerando. Non avvicinatevi troppo del lago, potrebbe essere pericoloso. Tranquillo, Valerio, so bene quello che faccio. Eccola! E ora, e ora! Il Watch UR finale indossato da Rosa! Ma quello è il Watch UR finale! Wow, non sapevo che ce ne fosse un altro simile a quello di Matteo. Forza, Momo, ora tocca a te! Ehi, qualcuno mi ha chiamato per caso? Ah? E questa sarebbe la vostra arma segreta, siete patetici!
Il mio collega ha ragione, pensavate sul serio di spaventarci? Vi avverto, non vi conviene sottovalutarmi. Mi sono allenata molto per questo. E anch'io mi sono dato da fare, sapete? L'ho fatto per il formaggio. Formaggio? Cosa? Vuoi forse prenderci in giro, ragazzina? Abbiamo perso abbastanza tempo. Forza, collega. Annientiamoli. No, si mette male. Sembrano molto arrabbiati. Bene, è il momento. Sei pronto, mamo? Sì, puoi scommetterci. Pronto? Non starà dicendo che... Trasformazione! Lady Scoiattolo è il nome perfetto. Eccomi, sono Lady Scoiattolo. Ma che, secondo i nostri dati, lei non poteva trasformarsi? Non so che dire, forse abbiamo sbagliato qualcosa. Ma come ci sei riuscita? Semplice, mentre stavo sviluppando il Watch UR finale, mi sono resa conto dell'incredibile potenziale di crescita di Momo. Non solo, sembra che dentro di sé possegga una forte energia vitale. Inoltre pare che sia in grado di potenziarsi sempre di più. Ma stiamo parlando dello stesso Momo? Se sono arrivata fino a questo punto lo devo a voi. Grazie a tutti, ragazzi. Interessante. Quindi è così che è andata. Sì, e ora finalmente anch'io posso sprigionare tutta la mia potenza. Sciocchezze! Non riuscirete mai a sconfiggerci. Il mio collega ha ragione, saremo noi a trionfare, vedrete. Io non ne sarei così sicura. Forza ragazzi, mostriamo a questi due il vero potere della terra. Rosa è una zoner, quindi terrà alla larga quei due. O meglio, può affrontarli alla larga, i cani guardiani. Però mi trasformo subitissimo per essere un pochino più, no, pronto alla sfida. Allora ragazzi, toh, iniziamo subitissimo con un passo di danza ideale, eh? Che ne dite? Vi piace il passo di danza? La danza in generale vi piace? Oh, Tato, che fai? Mi vuoi picchiare? Mi vuole picchiare, sì. Però anch'io lo picchio, guarda un po'. Ah, me l'ha bloccato. Quanto odio quando succede questo, che io preparo l'attacco, lo faccio partire, ma poi non parte perché, beh, mi viene bloccato. Per carità, è giusto dal punto di vista di gioco, ma dal punto di vista di Andre Link, che dopo perde tempo, no. Che poi perde tempo, sì, insomma, per dire che ci vuole un po' di più a sconfiggere un nemico insulso come questo, certo. Allora, questo attacco a quanto pare mi spinge via, ma perché non l'ho preso? Allora, però, la cosa buona è che ricevono un bel danno da contraccolpo loro. Quindi posso tenerli un po' a bada. Aspetta un po' che... No, perché l'ho usato ora, l'ho usato. Vabbè, cane guardiano 2 è andato. In effetti abbiamo targettato lui, che mi sembrava quello un pochino più facile da mandare KO. E ora questo? Niente, devo ricaricarlo, ok. Eccolo qua. E anche questo c'ho, scusami, no, te l'ho fatto doppio perché sai, volevo che insomma prendessi un po' di danno tosto, sai, per fare prima, tutto qui. Ok, e... to! Bello questo, eh. Ok, appallonate, dai. Bene. Se gioca a pallavolo, ti piace pallavolo, Tato? No, oh, facciamolo così, guarda. A pallonate lo finiamo? Oela, e che era quello, ehi! Bella, bellissima. Non male per essere la prima volta. Ben fatto, Momo. Grazie, ma non starei esagerando un po'? Complimenti, Rosa e Momo. Una trasformazione eccellente. Puoi dirlo forte, amico rossiccio. Siamo stati incredibili.
A dire il vero, sapevo già di avere un potere di questo tipo, ma proprio come Matteo preferito tenerlo nascosto. In realtà non è proprio la stessa cosa. Ah, quindi adesso abbiamo tutti almeno una trasformazione, giusto? Sì, hai ragione, stiamo migliorando sempre di più. Già, puoi dirlo forte. Ora però basta pensare agli alieni, andiamo a mangiare qualcosa. In effetti non è una cattiva idea, io vengo. Eh sì. Però Valerio vuole delle spiegazioni ulteriori, vero? Va tutto bene, Valerio? Io ho sempre sentito di doverti proteggere in qualche modo. Ah. Ma ora sei diventata più forte. Sei una ragazza matura e decisa. Chissà, forse ero più io a cercarti piuttosto che il contrario. Se deve essere così. Ma che intendi dire? D'ora in poi combatteremo sempre insieme, Sara. Sì, non vedo l'ora di poter lottare al tuo fianco e migliorare con te. Da adesso in poi ci proteggeremo l'un l'altra contro le avversità. Valerio. Sì, d'accordo. Valerio, resterò per sempre accanto a te. È una promessa. La prossima missione che ci sarà nel prossimo episodio è una missione chiave che serve, a parte anche questa serviva per andare avanti, questo ormai, ma questa, l'unione fa la forza. Questa qui sarà la missione chiave che ci permetterà di andare avanti nella storia. Quindi siamo davvero alle battute finali. Io mi ricordo benissimo questa missione. Mi serviranno degli oggetti per affrontarla. Infatti nel primo playthrough ho sclerato per trovarli, perché dico non è possibile che te li mettano in questa maniera gli oggetti. Non è possibile, infatti non era possibile, perché potevo anche prenderli dalla slot Kai. Le verità del cosmo e le verità del mondo. Che seccatura che era. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Come ho detto, nel prossimo, missione importantissima. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo, ovviamente, come sempre, al prossimo video. Ciao!